De localizzazioni. Quest'estate 2021 è stata la seconda estate del Covid-19, ma è anche stata l'estate di tante delocalizzazioni e migliaia di operai hanno perso il posto di lavoro. Operai con famiglia, con figli, col mutuo da pagare, sono rimasti senza lavoro. Sì, ci sono le casse integrazioni guadagni, ma hanno un termine. Delocalizzazioni, che fare? Non è una cosa semplice. Io ho letto ora un bellissimo articolo sul Fatto Quotidiano e ve lo metto come link di riassunto di questo video. E si precisa che le aziende internazionali che vengono a localizzare in Italia poi possono delocalizzare quando e come vogliono, e senza pagare, come si dice, senza dover pagare, senza risarcire. È scritto nell'articolata del Fatto Quotidiano. Allora sentite, siccome io sono Serafino Massoni e allo stato attuale sono uno dei più potenti opinionisti del web, sono uno dei più potenti opinionisti del web perché opero sulle potenti piattaforme mondiali Dailymotion, YouTube, e su YouTube ho quasi 11 milioni di visualizzazioni, benché io abbia ormai 81 anni compiuti, Bene, allora come risolvere? E per risolvere la questione delle delocalizzazioni, ci vorrebbe una globalizzazione perfetta, ma c'è una globalizzazione perfetta. Nel senso che in tutto il mondo, la mano d'opera viene pagata alla stessa maniera, la mano d'opera. Per cui le potenti aziende internazionali non hanno più interesse a localizzare in un posto e poi a delocalizzare e andare in un altro posto. Ma una globalizzazione perfetta è difficile, pressoché impossibile da realizzare perché il nostro pianeta è grande, ci sono circa 200 stati, 200 non è facile mettersi d'accordo, come col clima. Allora, l'altra soluzione che è nelle nostre mani, e io chiedo che voi mi perdoniate, chiedo che voi mi perdoniate per quello che starò dicendo. Mi dovete perdonare, non mi dovete insultare, cari amici, non mi dovete insultare. E l'altra soluzione, perdonatemi, non offendetemi, è realizzare la pentastellata decrescita felice in Italia. Tutte le famiglie italiane si privano del condizionatore d'aria, del televisore, lavastoviglie, della lavatrice, delle automobili. Tutte le famiglie italiane, mariti, mogli, figli, si privano di tutto. Non ci sono più bollette da pagare. Si campa solo con cibo, colazione, pranzo e cena e una casetta malamente arredata. Malamente arredata, per cui il costo della vita precipita, e i lavoratori, gli operai, possono accontentarsi di una paga mensile molto, molto bassa, più bassa ancora di quella dei cinesi, più bassa di quella dei cinesi, molto, molto bassa. Con questa decrescita felice, che sta solo il nostro potere,
tutte le aziende internazionali vengono a localizzare qua da noi, perché qua da noi la manodopera, a seguito di questa decrescita felice di cui ho parlato, non costerebbe niente, e quindi tutte le aziende internazionali verrebbero tutte localizzate qua in Italia. Non so se mi sono spiegato, cari amici. Questa operazione è il nostro potere, il potere del popolo italiano. È sufficiente che il popolo italiano applichi in Italia, solo in Italia, la pentastellata decrescita felice. Elimini tutte le questioni confortevoli, le ho nominate prima, il frigorifero. Io sono cresciuto senza frigorifero, sono nato nel febbraio del 1940, ai miei tempi non c'era il frigorifero. Io sono cresciuto senza il frigorifero, senza la lavatrice, senza la lavapiatti, senza il televisore, senza lo smartphone, senza automobili. Sono cresciuto lo stesso, sono cresciuto. Ecco, si tratta di fare una conversione a lui. Ciò è il nostro potere, è la pentastellata della crescita felice. Se noi la attuiamo in Italia, non solo le aziende internazionali smettono di delocalizzare altrove, ma vengono tutte a localizzare in Italia. Beh, io qua mi fermo, perdonatemi, ma Aristotele diceva tertium non datur, tertium, cioè non è data una terza possibilità. Ve l'ho dette le due possibilità. O si fa una globalizzazione perfetta, nella quale in tutti i paesi del mondo il costo della manodopera sia identica, oppure si fa in Italia, solo l'Italia, la decrescita felice. Tutto qua, la pentastellata decrescita felice. Tertium non datur. E se lei, se voi ce l'avete la terza ipotesi, fatemelo sapere e io la terrò in considerazione. A voi, cari amici, io la notizia che ho letto sul Fatto Quotidiano e che sto qua commentando, ve la metto come linea di riassunto di questo video. A tutti voi, cari amici, al Fatto Quotidiano, a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni, che oggi come oggi è uno dei più potenti opinionisti del web.